Proseguono i test Covid-19 sui migranti ospiti del centro di accoglienza straordinario in via Cristoforo Colombo nella zona industriale di Moscufo. Già dai nuovi risultati, 9 delle 12 persone inizialmente positive sono risultate negative al primo tampone di controllo. Il secondo test, come prassi, per accertare l'avvenuta guarigione, sarà svolto con molta probabilità nella giornata di domani, come annunciato dal sindaco Claudio De Collibus. La buona notizia finora è che nessuna delle 12 persone risultate positive al Covid-19 ha avuto problemi di salute a causa del contagio, risultando sempre asintomatici, ma resteranno ancora in quarantena obbligatoria all'interno dei mini appartamenti ricavati nella struttura. Gli altri ospiti del CAS, per lo più famiglie con bambini piccoli arrivati all'inizio di agosto dal lab di Porto Empedocle, possono invece uscire all'esterno senza però oltrepassare il perimetro della struttura, sorvegliati H24 dalle forze di polizia e dei carabinieri per evitare fughe già viste in altri centri anche della nostra regione. Per fortuna non ci sono problemi di sicurezza a Moscufo, a differenza di quanto sentito in altri comuni della regione, commenta il primo cittadino. Dopo i timori iniziali da parte della popolazione, la paura si è trasformata in sensibilità e in molti, con l'apporto della parrocchia e della Pro Loco del paese, hanno voluto contribuire ad una raccolta di giochi, vestiti, libri e colori donati agli ospiti del centro accoglienza. Abbiamo capito in questi giorni che il virus non è stato portato dagli immigrati, che sono sempre rimasti chiusi nel CAS. Comunque la paura per il Covid-19 in paese resta e non bisogna abbassare la guardia, conclude il sindaco De Collibus.